La serra d'acqua minerali in effetti è la più grande produttrice di acqua minerale della Sardegna e ha sempre investito in nuove tecnologie e nuove attività. Nel tempo è stata precursore dell'innovazione, è andata dal vetro al tetrabric al tetrabric al PET. È sempre stata attenta anche al problema del riciclo dei materiali e in questo senso ha, con la persona del signor Gianfranco Meloni, sviluppato diverse idee che ha brevettato e che poi ha anche venduto. Tra questi, nuovi sistemi per il riciclo, cioè per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi domestici, con i contenitori già con la divisione dei rifiuti secchi, umidi, alluminio e vetro, e ancora con un mulino verde, un camion dotato di attrezzatura che utilizzava, passando dagli utilizzatori delle materie plastiche, dove prendeva il materiale e durante il percorso per lo stabilimento successivo praticamente lo triturava e lo rendeva utilizzabile allo stabilimento di arrivo. Brevetto che poi è stato venduto ai paesi dell'est tramite la Zoppas. In questo contesto il signor Meloni è un uomo geniale, direi, pensato anche al problema del riciclo del PET, che si stava andando a incrementare in continuo e in questo contesto aveva investito notevoli energie e anche notevoli quantità finanziarie e ha sviluppato e brevettato una bottiglia del nuovo sistema che permetteva di essere impilata. Ecco qui, autoimpilante, facilmente quindi trasportabile e quindi dal consumatore finale riconsegnabile alla grande distribuzione o è indietro fino al Sì, riciclo. è una cosa molto interessante. Se guardate la bottiglia, ha una caratteristica, nel senso che tagliando la parte bassa della bottiglia, quindi il Questa non è fondo, proprio. si possono inserire le bottiglie una dentro l'altra. No, E questa è una questo prima sì, versione. Poi c'è una seconda versione, questa vero? versione prevedeva il taglio a metà e le due altre metà praticamente erano autoimpilanti. Successivamente invece ha sviluppato un'altra tecnica che praticamente aveva un aspetto troncoconico con delle inviti elicoidali e in quel contesto effettivamente la bottiglia, tagliando il fondo, diventava autoimpilante e quindi diciamo che in 1 metro d'altezza ci stavano 50-60 bottiglie senza dover ricorrere obbligatoriamente allo schiacciamento che oggi facciamo. La bottiglia in effetti era completamente in PET, senza l'utilizzo di etichette, con il tappo pressi in PET e quindi senza nessuna ulteriore lavorazione poteva essere ricondotto all'utilizzatore nelle condizioni ottimali. Andiamo avanti con la slide. Ecco qua, cioè praticamente la SAM parte dal polimero, ha un suo stabilimento di produzione delle preforme e delle bottiglie in PET, le imbottiglia, le manda sul mercato. E con il sistema appunto della restituzione dei voti al commerciante si può riportare indietro il materiale praticamente integro senza nessuna aggiunta di nessun materiale. In effetti l'etichettatura era previsto di eseguirla con uno sleeve con le scritte ovviamente di legge con tutte le caratteristiche dell'acqua, esso pure in PET e quindi senza nessun ulteriore problema di colla, di carta o di quant'altro. Andiamo avanti. Quest'idea è nata negli anni 92. Si è sviluppata, è stata finanziata, abbiamo raggiunto e depositato il brevetto e
e fino agli anni 2000 praticamente si era sviluppato il prototipo. Ovviamente il problema era riciclare, per, sempre a causa, e non solo a causa, ma anche per cercare di salvaguardare i problemi ambientali, ridurre il più possibile la dispersione del PET nelle discariche e negli altri ambienti dove non si faceva la raccolta differenziata.